Un altro tassello per la stagione che arriva in casa Paganese, un accordo della società del presidente Trapani con il gruppo Forte, un gruppo che si interessa di fisioterapia, di recupero dei calciatori infortunati. Quindi nello specifico si avrà la possibilità di avere sempre a disposizione un'equipe medica, un'equipe, uno staff all'avanguardia per tentare di essere al passo con i tempi nel recupero proprio dei giocatori che non sono al meglio della condizione fisica. Col passare del tempo ovviamente si spera di non avere problematiche sotto questo aspetto. Ma una volta che arriveranno piccoli acciacchi, i calciatori sapranno, con la Paganese ovviamente in prima fila, a chi rivolgersi, cioè al gruppo Forte. Sentiamo. Ho ipotizzato e oggi concretizzato e presentiamo alla stampa questo accordo di collaborazione con la Paganese e il gruppo Forte. Il gruppo Forte è una realtà che comprende 4 strutture riabilitative, 2 nella città di Salerno, una a Pellezzano e un'altra nel rione Carmine, che è la parte alta di Salerno. Il gruppo Forte nasce 30 anni fa, la mission è appunto la salvaguardia della salute dello sportivo. Vi occuperete con la Paganese in particolare del recupero degli atleti infortunati, quindi in accordo con lo staff sanitario della Paganese Calcio, presso la nostra struttura che è la struttura principale, che è il Cefisa di Salerno, sito proprio alle spalle dello stadio Vessuti, accoglieremo tutti gli atleti che hanno necessità di fisioterapia. Dottore Cardasco, dottore De Virgilio, lo staff medico della Paganese, questa partnership che inizia col gruppo Forte, sperando che non ci siano grandi infortuni, tanti infortuni, ma soprattutto perché sia anche da supporto eventualmente al vostro lavoro. Certamente, il gruppo Forte è una struttura ben conosciuta in Salerno ha un'esperienza per quanto riguarda la riabilitazione degli sportivi, anche negli anni passati ha seguito diverse squadre professionistiche, si sono dichiarate disponibili a collaborare con la Paganese, ben venga questa collaborazione. Come sta il gruppo a 2 settimane dall'inizio del campionato? Il dottore De Virgilio ha vissuto la parte iniziale, ma anche il dottore Cardasco. Dottore Cardasco, anche questi ultimi giorni, comincio da lui per andare poi al dottore De Virgilio. Grossissime problematiche non ce ne sono, sono in una fase di preparazione, chiaramente non a livello ottimale, ma giusto per quello che sia il periodo. Infortuni non ce ne sono stati in questo periodo, salvo banalissime problematiche naturali per quelle che riguardano il periodo. Dottore, subito in gran forma abbiamo visto Ciarcià, abbiamo visto Tortori molto bene, Scarpa che poi ha avuto la fase di rigetto, come si dice in questi casi, ma anche tanti altri ragazzi già in buona forma, lo stesso Fusco. Certo, in effetti stanno tutti, come diceva il collega, in ottima forma, per cui a scanso di qualche problema che potrebbe sopravvenire in questo momento, sono tutti pronti per poter essere impiegati. Buon lavoro.